Ragazzi ripetevano in mattinata di conoscersi molto bene, questo è importante, però è anche vero che spesso una tattica di gara può sorprendere. L'anno scorso era stato Lorenzo Mora con un passaggio veloce e soprattutto una tenuta insospettabile nell'ultima parte e aveva permesso di portare a casa il titolo. In batteria nettamente più veloci Jacopo Bietti e Matteo Restivo, hanno risparmiato qualcosa invece Lorenzo Mora e Alessandro Baffi, 2.00 e decimi per chi gareggia al centro della vasca, 2.02 centesimi invece il tempo d'ingresso per chi gareggia in corsia numero 3, in corsia numero 6. È arrivato il momento di andare giù dal blocchetto, di entrare in acqua, di agganciare il device e poi vediamo se questa gara preannunciata sarà tale anche effettivamente tra le corsie. Molto alto al blocchetto di partenza Jacopo Bietti, più disteso Matteo Restivo, uno Jacopo Bietti che però combina qualcosa di non bello in fase di partenza, di subacquea, pasticcia un po' e subito deve recuperare un bel margine di svantaggio. È stato un po' sorpreso dallo start veloce, però la posso dire è passato poco tempo e forse ha sbagliato l'ingresso in acqua e modificato la parabola classica, fermo restando che di fianco a lui c'è uno dei grandi artisti, forse il migliore nelle subacquee in Italia, ovvero Lorenzo Mora, che si lancia immediatamente all'attacco. Lorenzo Mora all'attacco fin dal primo 50, dopo la virata un'altra subacquea che gli ha permesso di guadagnare qualcosa, 27-57 il suo passaggio, Matteo Restivo in seconda posizione, 27-84, Jacopo Bietti in quinta posizione a mezzo secondo di differenza nei confronti di chi conduce la gara, adesso è Restivo, 57-47, prova a fare la voce del padrone di questa distanza pancia in su, riesce ad effettuare il sorpasso nei confronti di Lorenzo Mora che poi tenta il controsorpasso con la subacquea. Ma scappa letteralmente in virata a Mora, è fantastico in questo particolare. Delle pennellate rapide, eleganti, super efficaci, una fase nuotata tutto sommato non male, ma Restivo sta attaccando in maniera netta, adesso guadagna un po' di margine. Matteo Restivo 1,27,66 ha guadagnato 61 centesimi nei confronti di Lorenzo Mora che con la subacquea, l'ultima a disposizione, prova a riportarsi in prossimità della linea di testa, quella stabilita da Matteo Restivo. Il sorpasso di poco, ma sorpasso è per Lorenzo Mora che adesso sta forzando parecchio. Matteo Restivo deve cercare di resistere il più possibile fino alla fine, testa a testa con Restivo che prova ad accelerare un po', ma non è ancora un arrivo scontato. Alla fine Restivo ce la fa, 1,57,56. Lorenzo Mora 1,57,71, terza posizione per Jacopo Bietti, pardon, in corsia numero 4, 1,58,94, 1,38 per lui. Una gara compromessa dalla partenza e tutta grinta in recupero. Beh, riprende il baffo come da consuetudine Restivo, il baffo che l'ha accompagnato sin dai primi successi e oggi una battaglia vinta combattendo fino all'ultimo metro. Mora è stato molto bravo, è stato sorpassato ai 150 e poi ha infilato non solo la subacquea, ma una bella accelerazione che gli aveva permesso di controsorpassare Restivo, ma sugli ultimi metri il ragazzo di Udine, oramai da tanti anni a Firenze, l'ha infilato. È una seconda parte di gara, quella di Lorenzo Mora, perfino leggermente meglio rispetto a quella di Matteo Restivo, che però ai 100 aveva messo da parte quei centesimi necessari per